Per Tifo Grifo siamo con mister Marco Di Loreto e chi tra i tifosi biancorossi non ricorda l'ex difensore centrale che militò nel Grifo dal 2000 al 2005 indossando anche la fascia di capitano. Allora, mister, domani questa gara tra il Perugia ed il suo Castelrigone, quali aspettative per questo incontro di Coppa e se è un po' emozionato di ritornare a Renato Curi di Perugia stavolta in veste di allenatore? Volta che mi capita da allenatore, sicuramente ci sarà un pochino di emozione. 39 anni compiuti lo scorso 28 settembre, quindi auguri anche se in ritardo, mister. Con il suo Castelrigone 4 punti nella stagione agonistica corrente in 5 gare, tutti conseguiti in casa con 0 sconfitte fra le mura amiche, mentre fuori casa la sua squadra zoppica un pochettino. Secondo lei quali sono le motivazioni di questo andamento? Le prime due gare contro la Verta e contro il Chieti rispetto a quella di domenica contro il Bonzi abbiamo visto, secondo me, un'ottima partita, abbiamo preso un tiro in porta, un gol tutta la partita e non siamo riusciti poi a rifarlo il secondo tempo, quindi comunque la squadra ha fatto quello che doveva fare, quindi la gara di oggi Bonzi un pochino come risultato un po' bugiata, sinceramente la squadra ha giocato bene. Però ho fatto stare insomma che comunque fuori casa abbiamo raccolto 0 punti, quindi ci vuole un investimento in viaggio soprattutto fuori casa, perché dopo in casa comunque i punti li abbiamo fatti. Sì, sicuramente sì. E riguardo la contesa di domani sera, ricordiamo in programma alle ore 20:30 allo stadio Renato Curi di Perugia, quali aspettative reali riguardo all'aspetto proprio prettamente ludico della gara, riguardo la sua compagine e se c'è naturalmente l'auspicio di passare il turno in questo torneo di Coppa Italia Lega Pro? A fare una bella partita, ci teniamo la Coppa Italia, ci teniamo a passare il turno, sappiamo che davanti abbiamo un avversario fortissimo, sicuramente di un'altra categoria rispetto a noi, però cercheremo di contrapporci nella maniera migliore, vedremo a giocarci la partita e poi vedremo alla fine quello che sarà. E in ultima istanza, mister, tornando indietro nel tempo, stagione 2004-2005, culminata proprio con il fallimento purtroppo dell'era Gaucci, finisce la sua avventura a Perugia, ma finisce purtroppo, ahinoi, l'avventura anche del Grifo nei campionati che contano, l'ultima apparizione, ricordiamo, di 8 anni fa nel torneo di Serie B. Quali ricordi di quei 5 anni? E se c'è qualche episodio in particolare che le viene in mente, magari che le può strappare un sorriso per i tifosi del Grifo. Perché sono stati 5 anni bellissimi, comunque alla fine vivo è stato comunque non positivo per noi, furono 15 giorni, quelli 15 giorni di ritiro veramente brutti, perché comunque venire da lì da un ritiro sapendo che la società nella quale militi è fallita è una cosa sinceramente che ci è dispiaciuta tantissimo a tutti noi giocatori, però adesso questa cosa non cancella quello che sono stati comunque 5 anni bellissimi, il mio esordio in Serie A, la possibilità di giocare in Serie A, grandi campionati, quindi i ricordi di Perugia sono stati meravigliosi. Bene, grazie, le facciamo un grandissimo e sincero in bocca al lupo per questa avventura sulla panchina del Castelrigone. Ricordiamo la sua prima in una prima squadra professionistica dopo aver allenato lo scorso anno anche a Perugia gli allievi regionali. E ci si vede domani allora, mister. Va benissimo, ci vediamo domani sera a Grazie, tutti. arrivederci, arrivederci.